Spike, adesso dovresti proprio dormire. No, ancora un paio di minuti, Twilight. Sono arrivato al bello della storia. Crinimal sta tramando di fare... Crinimal? Esatto, la cerrima nemica delle Power Pony. Era proprietaria di un'azienda di prodotti per capelli. Un tragico incidente nella sua fabbrica di shampoo a Nitropolis non solo ha conferito strani poteri alla sua criniera, ma col tempo tutto questo l'ha fatta diventare completamente pazza! Con i suoi tirazzoccoli sta tramando di fare irruzione nel museo di Nitropolis per rubare l'elettrosfera e usarla per potenziare la sua macchina dell'apocalisse. Ovviamente, Crinimal non avrebbe mai saputo niente di quella sfera se Imbranath non le avesse raccontato tutto per sbaglio. Imbranath? Ah, un tizio con gli stivali blu e un mantello rosso. In poche parole, è la spalla pasticciona inutile delle Power Pony. Devono fermare Crinimal o tutto il mondo verrà distrutto! Credimi, Spike, se c'è qualcuno in grado di capire quanto un bel libro possa essere coinvolgente, sono io. Ma se domani vogliamo fare dei progressi nei lavori al castello delle principesse, dobbiamo fare tutti la nostra parte. Dobbiamo riposare per dare uno zoccolo. O un artiglio. Ok, d'accordo, ora vado a letto. Buonanotte. Solamente 2 minuti. My little pony, my little pony. Amore sia, sii gentile. Dai, è facile. La magia è insieme a voi, sì, ma i migliori amici che potrai trovare. Molto bene, ragazze. Diamo una svolta a questa ristrutturazione magica. Ben detto. Il buon vecchio Spike è arrivato, pronto per fare la sua parte. Un pochino più a sinistra. No, l'altra a sinistra. Bene, così è perfetto, passiamo al prossimo quadro. Applejack, hai bisogno di aiuto? No, ce la faccio da sola. Abbiamo tutto sotto controllo! Rainbow Dash! Tutto bene. Oh, non c'è proprio niente che possa fare per aiutarti, Twilight. Tranquillo, Spike, è tutto ok. Abbia ragione, non ci serve il tuo aiuto per ora. Perfetto, continuate così. Perché non vai in un posticino tranquillo a finire il tuo fumetto? Non eri al punto in cui Imbranath stava per sconfiggere la cattiva? Imbranath non è in grado di sconfiggere i cattivi. Il suo personaggio ha una funzione comica. Rarity, aspetta, ti do una zampa. Potrei farlo io! Non c'è bisogno, Spike! Potere dei pony! Yuhuu! Ah. Allora, Crinimal irrompe nel museo. Ecco qua, si ricomincia. Ah, siamo di nuovo alle solite. Imbranath è sempre tra gli zoccoli, mentre le Power Pony si danno da fare. E credo di sapere quello che prova. Un attimo. Cosa? Non può essere già finito! E questo che cos'è? Vediamo un po' se riesco a leggere. Puoi riprovare, puoi ritornare... Ah! Sono sicuro di aver visto una lente d'ingrandimento l'ultima volta che sono stato qui. Spike! Dove sei, Spike? Facciamo una pausa con te, biscottini! Spike! Potrai tornare nella posizione esatta da cui hai cominciato quando Crinimal sarà stata sconfitta. Eh? Se ora darai un'occhiata più da vicino, prenderai parte all'avventura di questo libricino. Ma che cosa significa? Wow! Forte! Spike! Cosa stai... Spike!
questa è Nitropolis! Qualcuno vuole spiegarmi che cosa sta succedendo? Ognuna è diventata un personaggio dei fumetti! Siete Magicornia mascherata! Millisecond! Lampo! Raggio di luce! Miss Meravigliosa! Furia alata! Siete diventate le Power Pony! Le Power Pony! È gentile da parte vostra unirvi a noi! Eh? Sbaglio o ci ha prese per le Power Pony? Perché siete come le supereroine della mia storia a fumetti, che non so come ci ha risucchiati qui. Beh, allora cerca qualcuno che ci risputi fuori. Non posso farlo. Il fumetto diceva che per tornare dove tutto è cominciato dobbiamo sconfiggere Crinimal, la vostra arcinemesi. È ora di cominciare il grande evento! Ma dove sei finita? Potrebbe aver già percorso molti chilometri. Pinky è Millisecond, e cioè il pony più veloce di tutta Nitropolis. Twilight, congela la sua criniera! Cosa dovrei fare? Tu sei Magicornia mascherata! Puoi sparare qualunque superpotere dal tuo corno! Sapete che vi dico? Ora sto cominciando davvero a divertirmi! Rainbow Dash, tu sei Lampo e con il tuo superpotere controlli le forze della natura! Sprigiona la forza del fulmine! Che gentile! Ti ringrazio molto, Imbranat! Sono Imbranat! Oh no! Aiuto! Applejack, devi impedire al tornado di distruggere la città! Ma non appena tento di muovermi, il lasso comincia a stringermi sempre di più! Puoi comandarlo con la mente! Pensa dove vuoi che vada! E lui ti obbedirà! È stato fatto trottoloso! Fammi capire
bene, Spike. Siamo stati risucchiati in una specie di mondo dei fumetti. Beh, tecnicamente noi ci troviamo a Nitropolis e se vogliamo tornare a Ponyville, bisogna impedire a Crinimal di distruggere la città con la macchina dell'Apocalisse. Qual è il problema? Io ero già fantastica prima e ora abbiamo anche i superpoteri. Ah, sfortunatamente non tutti hanno i superpoteri. Ma devi averli anche tu, Spikey Boo. Il tuo personaggio indossa un mantello. Certo, però senza nessunissimo motivo. Il mio è un personaggio completamente inutile. Meno male che non sei veramente Imbranath. Già, meno male. Allora, noi sei Power Pony ci occuperemo di Crinimal e riusciremo a tornare a Ponyville. Spike, sai dove Crinimal tiene la macchina dell'Apocalisse? Nel suo quartier generale top secret, ma sarà meglio sbrigarsi. Userà quella sfera luminosa che ha rubato per farla funzionare. Tu facci strada, Spike. E lascia fare tutto il resto a noi. Ecco, è lì! Ma quella non è una fabbrica di prodotti per capelli. Molto bene, Power Pony. Ecco il piano. Rarity, tu dovrai... Vieni fuori, Crinimal! Oppure le Power Pony verranno dentro a prenderti! Beh, addio effetto sorpresa. Immagino che io dovrò starmene qui in disparte a far niente. A quanto pare non è in casa. Forse è meglio se ripassiamo più tardi. No! No, è in casa. Power Pony pronte all'attacco! Complimenti per lo slogan! Raggio di ghiaccio! Stai migliorando, tesoro? Sono gli accessori pratici. La mia criniera! Fluttershy, nemmeno dopo il pericolo che hai corso ti sei un pochino arrabbiata. Ottimo lavoro, Power Pony. Adesso sistemiamo Crinimal e ce ne torniamo a casa. Invece non penso proprio, mia cara. Io ho un'intera città da distruggere e non ho certo intenzione di lasciare che le Power Pony si intromettano. Non questa volta, almeno. E allora sta a vedere. La lacca raggio di fissaggio immobilizza e neutralizza tutti i superpoteri. Adesso te la facciamo vedere noi. Fluttershy, per favore, solo un pochino di rabbia. Beh, essere sincera, non sono arrabbiata, piuttosto terrorizzata. Non spruzzare. Oh, tu sei Imbranath. Per quale motivo, secondo te, io dovrei mai sprecare la mia lacca di fissaggio contro di te? Non avrebbe senso, non ti pare? Cosa si aspettano che faccia? Sono del tutto inutile. Non mi meraviglia che le mie amiche non abbiano mai bisogno di me. Sono loro quelle con i superpoteri. E probabilmente saranno già riuscite a scappare. Direi proprio di no! Congratulazioni, Power Pony! Dovreste vivere sufficientemente a lungo da poter assistere all'accensione dello strumento con cui tra poco vi distruggerò!
Una volta che l'elettrosfera l'avrà attivato completamente, questo grosso cannone che vedete amplificherà il potere della mia criniera di 1.000.000 di volte, causando un'esplosione di energia così potente da rendere tutti i pony di Nitropolis completamente pazzi! Avrete l'onore di essere le prime vittime della mia arma e nessun pony al mondo potrà riuscire a salvarvi dal vostro destino! Non vorrei interrompere, ma forse non credi di aver dimenticato qualcuno? Chi? Imbranath, quel piccoletto? Senza alcun superpotere e senza qualità? È un essere insignificante! Ma per favore, lo sanno tutti che lo tenete con voi soltanto perché in fondo provate pietà per lui. Uè, uè. Forse nel tuo mondo, ma nel nostro mondo, Spike, voglio dire, Imbranath è sempre pronto ad aiutarci se serve. Vero, ragazze? Infatti, sì, ha ragione. È vero. Io non sono come Imbranath. Quando le mie amiche hanno bisogno di me, le aiuto sempre. E hanno proprio bisogno di me adesso. Sembra che la demenza sia uno degli effetti collaterali dell'esposizione eccessiva alla mia lacca a raggio di fissaggio. Stasera tutti noi saremo finalmente a un passo dall'immortalità, poiché avremo sconfitto insieme, beh, principalmente io, le nostre più acerrime, odiate e pericolose nemiche. Abbiamo lanciato la spazzola della cattiveria dritta in faccia all'ormai spaventato. Bontà! E combattendo insieme abbiamo abbattuto la libertà nel nome dell'oppressione! E così niente riuscirà a fermarci adesso! No? Ottimo lavoro, Spike! Dai, arrabbiati! Ci sto provando! Preso! Ce l'hai! Ce l'hai! E anche tu! È andata da quella parte! Di là! No! È di lì! Idioti! Ci penso io, tutti in un colpo solo! Fluttershy, dove stai andando? Mi sembra che abbiate tutto sotto controllo! Ma Fluttershy, ci serve il tuo aiuto! Abbiamo bisogno di te! Mi spiace, ma non c'è niente che mi stia facendo arrabbiare. Ah! Povera cara, dimmi, va tutto bene? Cos'è? Mi stai forse provocando? Insomma, capisco che tu sia malvagia e tutto il resto, ma fare del male a una minuscola, piccola, innocua e dolce lucciola, che senso ha? Sei solamente una grandissima e crudele cattiva! Ecco! Sono riuscita a dirlo! Che cosa ti fa credere di essere così speciale? Pensi di essere esente dalle regole della comune cortesia? Perché non provi a prendertela con qualcuno della tua stessa taglia? No! La mia criniera! La mia criniera!
una volta la giornata è stata salvata da... Eccoci qua! È stato grandioso! Avete visto la tempesta di giustizia che ho fatto piovere alla fine? Qualcuno ha notato la mia destrezza con quell'aso? Cupcake? Ma come hai fatto? Ho avuto mezzo secondo prima di uscire da quel fumetto e la pasticceria di Nitropolis era a soli 65 isolati. Io sono solo felice di essere tornato. Non ce l'avremmo mai fatta senza di te. E spero che tu capisca che anche se a volte non vogliamo il tuo aiuto, non significa che pensiamo che tu sia inutile. E che non serve avere i superpoteri per essere un super amico. Esatto! Così. Però avrei una domanda da farti. Posso sapere dove hai preso quel libro a fumetti? L'ho preso a Canterlot, alla casa dei fumetti magici. Beh, non potevo certo immaginare che lo fossero per davvero. Pensavo significasse che vendevano i fumetti che raccontavano delle storie magiche. Ehi, ragazzi, aspettate! Sono un membro importante della squadra, ricordate?